Ciao! Comincia a entrare un po' di hello. Ciao! Vedo il nome ma non mi ricordo. Mauro! Mi sono ricordata. Ciao, adesso. Allora, è arrivata anche Marta. Ciao Tiziana! Che belle che siete! Allora, Martina, vieni. Ok. Dovrebbe arrivare tra pochi secondi. Come state? Ecco Marta! Ehi, ciao! Ma che bellissimi orecchini! Hai visto? Dalle Carini! tappine. Fighissimi! Come stai? Emanuela, ciao! Ciao, ciao Manu. Allora, diteci un po' come state? Come state? Come state? E poi noi dobbiamo intanto riempire i vuoti perché loro sentono noi, ma i loro commenti ci arrivano più tardi. Quindi. È vero, verissimo. Allora, qui dalla zona rossa. Ah, è vero che tu sei nella zona rossa. Dai, dici, dici, com'è? Io sto in zona rossa e niente, a me non cambia molto perché comunque sono sempre stata, sto a casa, lavoro da casa, quindi non mi cambia molto. Però sapere di avere ancora le restrizioni psicologicamente è provante. Immagino, sì. Noi stiamo sperando con tutto il cuore che non cambi niente, perché insomma, Emanuela dice tutti bene ancora con un po' di libertà, ma meno male. Perfetto. Va bene. Allora, giriamo le telecamere e cominciamo a riscaldarci? Dai. Tu mi vedi bene? Io ti vedo un po' a scatti. Sì, stasera sta andando un pochino a scatti, anch'io ti ho visto appena appena scattosa prima. Per alcuni secondi ti sei congelata. E poi sei tornata normale. Però ti ricordi quando abbiamo fatto durante il primo lockdown? Fiorella, ti sei iscritta al corso di calligrafia di Spazio Cam. Allora ci vediamo giovedì. Domani vi mando la mail con la dispensa e tutto quanto. Bellissimo. Dicevo, quando abbiamo fatto. Sì, certo che puoi assistere, come no? Queste le facciamo ogni martedì sera. E sono assolutamente per tutti, anzi, vi aspettiamo tanti, in tanti. In alcune sere, ecco, adesso per esempio ti sei appena appena congelata. E in alcune sere non c'era modo. Prima iniziava a congelarsi la connessione e poi cadeva, però non è colpa delle nostre connessioni. È proprio il giro di dati su Instagram, probabilmente stasera c'è un po' di traffico e quindi non riesce a reggere le dirette. Sì, lo fa. Vabbè, però ce la faremo. Dai, tanto poi noi siamo rilassate, siamo qui a scrivere, ci riscaldiamo, scriviamo un po' insieme. Quindi se cade la linea, ci ricolleghiamo Assolutamente. Ciao, senza. Noemi. Ciao. Noemi. Bene, bene, ma io quanto affetto stiamo ricevendo in questi giorni? Bellissimo, sì. Ma poi Tantissimo. bellissimo la gente che scrive da sola. A me quello fa impazzire. Cioè, anche dopo il martedì sera che noi li invitiamo a scrivere con noi, ma la cosa bella è che poi prendono la penna e scrivono anche durante la settimana. Questo deve succedere, no? Perché è questo che Il vogliamo. nostro deve essere solo un input, no? Per poi Esatto. E poi buttarsi. vogliamo sapere anche se usate dei testi, se usate dei libri. Mi hanno detto, io non ce l'ho, però questo lo dico, che sul libro che ha pubblicato ACI c'è tutta una sezione dedicata all'italico monolinea. Quindi Quindi possiamo anche quella è un'altra fonte con cui far pratica, no? Per chi ha il Sì, libro. assolutamente, assolutamente sì. Bene, visto che poi si avvicina il Natale, il libro si può mettere nella lista dei desideri, no?
perché no? Vai. Bellissima. Quante penne ci hai messo? Non solo per, non solo a Natale, la mia è la wish list della vita, praticamente. Ok, allora direi che andiamo. Con cosa scrivi stasera? Penna stilografica. Io non abbandono la stilo. Sì. Brava. L'unica cosa che faccio di diverso stasera non ho i quadretti, uso una linea guida solo con le linee di base e foglio bianco e via. Sì. Ok, io almeno in Voglio. contrapposizione ho scelto il foglio nero. Dai. Proviamo. Proviamo. Col foglio Ok. nero e le penne gel, quelle colorate. Vediamo cosa esce. Sì, vediamo se viene fuori, esatto, perché ma sempre un Vediamo anche se si po'. vede a video. Vediamo anche se si vede a video. Esatto. Vabbè, tanto poi comunque facciamo in tempo a cambiare se vediamo che non si vede. Sì. Bon, ok. Passiamo di là. Allora. Andiamo? Passiamo all'altra telecamera. Vai. Allora, adesso c'è sempre il momento di metti a posto, Brava. che qua sembra. Allora, vediamo di trovare una configurazione in cui non ci mettiamo il telefono davanti al naso, tipo così. Immagino. Vediamo cosa. Vediamo la regia, le inquadrature. Davvero. La regia di questi set sono Io forse pazzesche. posso. Ah, ok, posso zoomare sul mio, perfetto. Ok, così si vede un pochino meglio. Vediamo. Paolo, ciao! Ma che figo! Ciao Elena! Ciao, ciao Lucy. Annalisa, vi vedo adesso, scusate, eh. Ciao Allora, io Daniela. voglio sapere l'account acqua e colore se è Federica del mio corso, perché io le confondo sempre. Ce ne sono due che hanno il profilo molto, molto simile. Allora, adesso mi dici, mi scrivi per favore se sei Federica C, così so di non essere proprio rimbambita. Quando il nome del profilo non contiene il nome è sempre un po' Esatto, no, ma ha detto sì, problematico. quindi sono felicissima che riesco. Allora, Lucia, sto mangiando, scusate, non ti vediamo, Lucia, puoi anche bere alcolici e fare. Sì. Anzi, se stai mangiando, buon appetito. Esatto. Anche perché anche noi, insomma, non è che abbiamo cenato chissà quanto tempo fa, no? Esatto, Quindi. beh, l'orario d'altra parte. Esatto, Bello. esatto. Vai. Allora, vogliamo dirlo che mentre noi ci facciamo qualche riga di riscaldamento, accettiamo proposte per la poesia di questa sera? Assolutamente sì, anche perché siamo arrivate lunghe tutte e due, quindi abbiate pietà, Esatto, ma quindi voi che abbiamo lo bisogno di scorso voi. martedì, abbiamo bisogno di voi. Visto che lo scorso martedì ci avete dimostrato così tanta passione per le poesie di Franco Erminio che abbiamo Apprezzato. scritto, fatevi avanti anche stasera, così prenderemo una poesia breve e la scriveremo poi tutti insieme. Sì, non mi ricordo chi è che era così Appassionato, non me lo ricordo nemmeno io il profilo. però qualcuno le sapeva e le sapeva anche bene. Mamma mia, ragazzi, si vede che non mi sono scaldata per niente. Però in questo modo poi vedono anche proprio le
brutture, cioè il momento di riscaldamento, non so per te se è la stessa cosa, Marta, ma io devo veramente sentirmi, prendermi quei 5 minuti per connettere la testa con la mano e sentire la penna. E in Ci quei vuole, cinque ci minuti vuole. non mi preoccupo per niente di fare brutte lettere, cioè è una fase in cui non lo so, non Devi trovare la connessione, poi dopo, una brava, volta trovata la brava. connessione, vai a rifinire i... Sì, è così anche per me. Elena, che questa è una Uniball Signo gialla. Che si vede molto bene. Sì, è Allora, proprio. Noemi dice Speranza di Gianni Rodari. Noi adesso la cerchiamo. Vediamo un po'. Mi sembra anche molto corta da quello che vedo. Beh, oddio, è anche tanto. Vabbè, ce la possiamo fare. Possiamo prenderne un estratto. C'era qualcuno che voleva sapere qualcosa di più sullo stile italico. Allora magari potremmo fare giusto qualche accenno alle proporzioni, anche se poi quando secondo me si prende uno stile calligrafico come riferimento e lo si usa per le scritture quotidiane, un pochino le proporzioni che appartengono a quello stile di calligrafia, si possono rompere, no? Cioè si possono. Si può un po' giocare, sì. Sì, esatto, non sono una regola, quindi non so l'altezza degli ascendenti, l'altezza del corpo lettera. Anche perché poi l'italico, essendo uno stile a punta tronca, ha le sue altezze misurate in numero di, come possiamo chiamarle, i pen width, di I larghezze gradi del pennino. calligrafici, la larghezza del pennino, sì. Esatto. Quindi si traccia un segno sulla carta. Per tutta la larghezza del pennino, e poi a seconda dello stile ci sono altezze diverse da rispettare, che sono quante larghezze del pennino entrano dentro il corpo lettera. Esatto, L'italico ne ha una, l'onciale ne ha un'altra, perché insomma, tutte cose così. la punta tronca, a differenza della punta sottile, cioè ciò che caratteristica che caratterizza la grandezza della scrittura è la larghezza della punta, cosa che in realtà poi nella punta sottile non succede, perché la grandezza la determina quanto io applico pressione. Quindi nella punta tronca la dimensione, la proporzione dello stile della scritta viene data dalla larghezza della punta. E poi quando noi quello stile lo trasferiamo in una scrittura monolinea fatta con un altro strumento
è un pochino più corsiva, un pochino più, come posso chiamarla, freestyle, un pochino più libera, allora proprio cambia tutto completamente. Ok. Senti, proviamo ad andare. Ciao mamma! Sono Oh, aspetta, c'è una mamma qua. mia Lara, mamma! ciao. Ciao Lucia! Lucia è la tua mamma, ma dai, Sì, ma che figo. però è Antonietta, tutti la chiamano Antonietta, perché Lucia è Antonia. Allora, mia mamma usa Facebook, non l'ho ancora iniziata alle gioie di Instagram, ma penso che non lo farò mai, perché già tanto a 75 anni che usi Facebook e WhatsApp e tutto quanto. Ma devo dire che quando l'abbiamo introdotta a questo nuovo mondo, si è lasciata trasportare con entusiasmo, insomma, ha trovato i Bene, lati positivi e siamo contenti. bene. Sì, le mamme tecnologiche. Sì, Io penso, mia mamma quando andava a scuola, mai e poi mai avrebbe pensato che nella sua vita avrebbe imparato a fare queste cose, no? Ah, vabbè. Senti, Marta, allora, eccoci. ci sono tre blocchi di testi di testo nella Ok. poesia di Rodari. Noi non abbiamo dato il testo, però immagino che anche tu lo abbia trovato. Vediamo Forse subito. ce l'hai davanti. Vediamo. Allora, mi dicevi che lo cerco subito? Speranza, perché così ognuno Sì. Speranza di Rodari. Allora. Eccolo qua. Sì, sono tre blocchi di testo. Va bene, allora andiamo tutti quanti. Bellissima, tra l'altro. No, aspetta, ho fatto un casino. Allora. Ok. Dunque. Me la devo ingrandire un po' perché in tutta questa cosa io sono diventata anche mezza cieca. Ok. Andiamo. Andiamo, pronti partenza via. Come siamo silenziosi stasera. Volevo mettere un po' di musica, ma mi devo attrezzare per la prossima volta perché siccome sono connessa anche con l'iPad, però devo togliere il volume dall'iPad, altrimenti sento il mio Rientra, ritmo. sì, non lo so. E non posso tenere la musica sull'iPad. E quindi mi devo attrezzare con un altro dispositivo la prossima volta. Non so poi se è bello che ci sia la musica di sottofondo, le nostre voci, boh. Monica, ben arrivata. Ciao, Ciao Monica.
Grazie delle belle signorine. Hai già ascoltato il nuovo episodio del Calligraphy Podcast? No, non ancora. Ho visto che è uscito, ma non l'ho ancora ascoltato. Dopo voglio assolutamente sapere cosa ne pensate, cosa ne pensi tu, Ho che visto affrontano un il argomento cinema molto interessante. ed è molto interessante, vero? Che è quella del plagio, giusto? Sì. Sì. Li ascolto sempre volentieri il podcast, The Calligraphy Podcast. Anche la loro è una chiacchiera su argomenti comunque interessanti e certo in inglese, quindi uno deve sapere l'inglese, deve comunque un po' comprenderlo, però i temi che trattano sono sempre comunque temi interessanti. Ciao Elena. Ah, stasera c'era anche, che io non ho fatto in tempo a iscrivermi, la lettura gratis, come posso dire, sì, era aperta a tutti, non era a pagamento. Di Christopher Hannes, molto interessante. Riccardo con Calligraph Italia l'ha organizzata. Non so se qualcuno di voi ha mai studiato con Christopher Hannes, se non lo avete fatto ve lo consiglio perché lui è veramente un mostro di bravura. Non ho Molto, avuto il piacere. molto disciplinato, molto esige tanto, ma è veramente molto bravo. Io ci ho studiato Foundational con lui. Bellissimo corso. Allora, sto andando un po' in tilt perché parliamo. Devo leggere la cosa a computer e scriverla. Diciamo che non è proprio la situazione migliore. Ideale, vabbè. No, però dai, diciamo Pian piano. che per fare le nostre chiacchiere Va e poi bene. vogliamo dare una notizia freschissima anche di quello che abbiamo caricato tra ieri e oggi. Lo facciamo? Sì. Vai, Marta. Rullo di tamburi. Abbiamo creato un canale YouTube, Chiacchiere Monolinea, dove potete trovare caricate tutte le dirette in ordine di data, quindi potete andare a rivederle e saranno tutte contenute all'interno del canale, quindi saranno tutte lì. Così non dovete saltare da un account all'altro per vedervi le puntate, ce le avete tutte insieme. Esatto, quindi iscrivetevi anche al canale.
Ancora un po' da sistemare qualche dettaglio, però è tutto caricato. Quello che è stato fatto è già tutto caricato. E abbiamo fatto già 4 settimane. Questa è la quinta, sì. Questo Sì. è il quinto appuntamento. Dobbiamo lanciare un contest perché a questo punto poi vogliamo vedere i loro biglietti di Natale scritti in italico monolinea. Sì. O il segnaposto della tavola di Natale, o no? Tutte queste cose. E a questo proposito potremmo fare anche una puntata usando magari le penne glitterate o e Sì, via, qui parte proprio la ola. Esatto. mandate i cuoricini. Oh Marietta, ciao! Tanti cuoricini per le penne glitterate. Così vediamo anche di imparare varie marche. Adesso scateniamo la Elena Canali, che è per nostro conto, è la nostra longa mano a cercare Sì. tutte queste cose. Io poi alla fine ti dirò, Eccoli che arrivano i fiori. Quando, sì, arrivano. Quando trovo delle penne con cui mi trovo bene, non cambio nemmeno morta. Sono veramente tipo, non so, i pennarelli permanenti dorati o argento. Quando trovo quello che va bene, Sì. non mi schiodo. Allora, aspetta che mi sono persa anche io nel testo. Allora, dove sono arrivata? Speranza, aspetta. Non so. Ok. È una sfida nella sfida, questa. Cioè, già scrivere e parlare insieme è pazzesco. Che cosa scrive? C'è Marta che non fa altro che crearmi bisogni a proposito. Sì. Prenditi la tua parte di È un botta responsabilità, risposta, Marta Guerini. sì, beh, diciamo che è una colpa condivisa, dai. Sì, perché io oggi ho messo un video in cui faccio il test colore dei nuovi colori dei brush pen della Pentel, e la Elena mi ha risposto che le ho creato un bisogno. Ma io non lo faccio apposta. Io invece vi stupirò e mi farò trovare con l'inchiostro per la penna stilografica con i glitter. Dai. Ah, non sapevi che esiste? No. Ah, vabbè, allora, Vedere bambina. assolutamente. Cioè, come hai fatto a vivere fino adesso? Ma perché il mondo della stilografica per me è ancora un po' così, ancora un po' da scoprire. E non è che proprio scoprire Ok. tutto insieme, devo tenere qualcosa nel tempo, perché altrimenti Allora, ti spiego questa cosa. Io ho la grossa, enorme fortuna di avere qui a Roma il negozio di Stilo e Mio Stile, stile, Ornella e bravo. Mario. Allora, loro, a parte che sono due persone splendide, Ornella è una cosa. Tra l'altro, poi lei fa. Adesso sto per dire una cavolata, ma lei studia scrittura giapponese. Si chiama Shodo? Ciao. Ok. E a parte quello, lei è una, insieme al figlio Mario, sono due bravissimi professionisti e conoscono davvero il mondo delle penne stilografiche in modo eccellente.
Le hanno tra l'altro sviluppata una in collaborazione con la Leonardo ed è fatta con una resina speciale, la vedete sul loro profilo, vabbè. Ornella e Mario dall'anno scorso hanno aperto anche lo shop online, quindi voi tutto quello che prima trovavamo solo in negozio da loro, adesso lo trovate anche per fare gli ordini online. E hanno questi inchiostri della Diamine, che non so se sto pronunciando correttamente. Lo so, Federica, lo so. E ci sono le colorazioni, gli inchiostri con dentro il glitter. E quando asciuga non è ovviamente così brillante come il pigmento che usiamo noi con la punta fine, però è diciamo decentemente visibile, fa un effetto molto carino. Quindi lo proveremo. Poi, tra l'altro, quelle confezioni sono quelle piccole da 30 millilitri, costano una sciocchezza. Quindi uno si può fare una buona scorta senza investire cifre esageratamente Ma io alte, mi ero no? anche iscritta al loro sito perché volevo, non so, forse volevo essere aggiornata su, mi sono iscritta alla newsletter, poi però non ho mai effettivamente acquistato, però ci sono tante belle cose, visto. Ma lo so. Lo E una cosa aggiungerò di... alla lista di Natale. E vai. Una cosa di cui non potrei mai fare a meno è la mia mini Kaweco. La Kaweco fa questa... Anche Erbin lo fa, sì, ha ragione Lara. Anche Erbin lo fa. Fa questa versione... Eccola qua, che tanto la conoscerete, di penna, mini penna. La proporzione in confronto a una penna normale, eccola qua. E, la metti in borsa, pesa zero, ha diverse punte. Questo modello in particolare no, però c'è un altro modello che ha sempre le stesse dimensioni, ma con le punte intercambiabili e la usi quando ha il cappuccio installato, no? In modo che... Allora, sì, scorre bene Carino. anche nella stilografica, non ti intasa il meccanismo, non devi... è proprio specifico per le penne stilografiche, Fede, quindi insomma, puoi usarlo senza aver paura che succeda niente. Adesso Marta ti eri appena congelata, t'ho visto... Sono frizzata. Freeze, esatto. Non ti ho detto adesso che mi sono fermata e mi sto prendendo il tempo per guardare il tuo schermo. Devo dire che le penne che hai usato stasera sono, direi, molto visibili, molto ben visibili. Sì, adesso sto usando la Jelly bianca. Ma questa è della Sakura invece. Questa sì. Ho Ah, cambiato. ok. Sì. Queste E queste le compri online, Marta? le ho comprate in un negozio a Milano. Un pomeriggio sono dovuta andare a Milano e ho visto un Ah, negozio di cartoleria, sono entrata, le ho comprate. ok. Le ho Però trovate, tanto le ho immagino che comprate. si troveranno online perché insomma. Sì, non sempre le trovi nelle cartolerie, però si trovano online senza problemi. Sì. No, non credo. Noemi, scusate perché poi nel video non rimangono i vostri commenti, quindi li leggiamo. Allora, Noemi dice: anche lei ha la stessa Kaweco, ma la mia le sembra che scorra meglio. E crede che sia per l'inchiostro, può essere. Allora, se ti riferisci a questa qui che ho usato e hai visto scorrere, questa non è una Kaweco, è una TV USB. E ha il pennino, questo è un F, un fine. L'inchiostro che ci ho messo dentro è un Pelican normalissimo, un 4001 super normale, è blu. Invece la Kaweco ha una punta media e anche lei scorre molto molto bene con un inchiostro proprio fatto da stile. Loro hanno fatto tre colorazioni di inchiostro che sono riprese dai colori
classici. Ah, mi hai visto usare proprio questa qua in altre dirette? Sì, è vero, l'avevo già usata. Comunque, no, non credo che sia per l'inchiostro, sai, Noemi. Adesso io non ho mai, non mi sono mai permessa di toccare in nessun modo i pennini come escono dalla cosa che invece io faccio con le punte, con gli altri pennini a intinzione. Io li ritocco tutti con la carta vetrata quando mi serve farlo, ovviamente, non, però non mi faccio così tanti problemi. Invece questi qua li lascio proprio così. Ma credo che è brava, esatto. Stavo proprio per dirti questa cosa, che è la punta. La mia è una M ed è vero che mi lascia un tratto più grande, ma non lo so, la morbidezza di scrittura è proprio un'altra. Quello che non mi piace delle punte EF è proprio quello che se ti capita il pennino che è uscito male dalla fabbrica, devi buttarla. Sì, è vero, le Quindi punte extra fine all'inizio anch'io ero tentata di queste punte stra mega sottili, però sono difficili perché spesso e volentieri non, sono talmente sottili e il pennino non sì. prende l'inchiostro, sì. Sì, sono molto molto difficili, a meno che non abbiate una persona di fiducia che vi può sistemare il pennino, allora quello è un altro discorso. Esistono queste persone, se avete bisogno poi magari ci contattate in privato e noi vi possiamo mettere in contatto, oppure ci sono dei forum per gli amanti di penne stilografiche e li trovate online, però se no io non, sì, non toccherei. Elena voleva sapere più o meno l'idea di prezzi. Allora, la Kaweco è quella, credo, più economica di tutte. Questa qui te la prendi con 20 euro. Credo che Ornella ce l'abbia sul sito a tipo 19,90, una cosa del genere. Questa TWSB, se non mi ricordo male, sui 60? Sì, sui Perché 60 te lo confermo, perché avevo ne ho aggiornato anche due. io il prezzo. Esatto. Ho anche questa qua che però non ho preso io e quindi non so dirti quanto costa, credo all'incirca la stessa, perché questa me l'hanno regalata, la stessa cifra e sono stessa marca. Quindi questa è tipo USB e questa, però questa qui che è un entry level ed è veramente super comoda perché la butti in qualsiasi astuccio, 20 euro è un Verissimo. investimento che puoi assolutamente fare, altrimenti se ti va di aspettare questa qui AliExpress 1,50 euro e ti passa la paura Io la e sto aspettando, quella scrive lì. Io super bene, prendetela queste quella qua lì la sto tipo aspettando, mi arriverà che hanno credo a la breve. punta nascosta, sì, sono divertentissime da usare. Va bene, allora abbiamo finito, sono già i nostri 40 minuti di diretta. Allora, le Vero. penne di Marta mi sono piaciute molto, ce le fai rivedere per Sì. bene? Allora, il giallo è questo. Vediamo. Un di Bolsigno giallo. E come il giallo ci sono anche altri colori che non ho usato stasera, però ecco, l'effetto coprenza è lo stesso. Semplicemente cambia il colore. E poi ho usato la Jelly Roll numero Bene, 8. allora aspetta che Martina chiedeva come si chiama il sito di Ornella. Allora, Stilo e stile, giusto? esatto, lo metto, l'ho scritto con l'altro account con cui sono collegata, così non devo. Stilo e stile, il sito è proprio stiloestile.it. Quindi lo trovate facile. Poi loro sono anche qui su Instagram. Vi faccio vedere solo una cosa, così loro hanno questo loghetto. Questo è il loro inchiostro. Questo qui, per esempio, è Roman Bronze Oxidation. È questo verde molto scuro che è un po' turchese, insomma, non lo so. Bello. E sì. Questo è l'inchiostro per la stilografica?
Questo è uno dei loro inchiostri per la stilografica, a parte loro ne hanno mille marche, però l'ho tirato fuori oltre che per farvi vedere l'inchiostro, ma anche perché sul loro account di Instagram hanno questa foto profilo, questo qui è il loro logo, quindi li trovate con questo loghetto qua. Va bene, allora ce la faremo. Io non so se ce la faccio a far arrivare l'inchiostro iridescente per la settimana prossima, però sarebbe carino cominciare a pensare a qualcosa di Natale, no? Anche Sì. perché qua le settimane passano che sembra. Cecilia, tu consigli sempre di comprare, dicono, dice Lucia. In che senso sono? Dici Tu che dai, sono una spendacciona, Lucia. Istighi all'acquisto. Sono un'istigatrice. Vabbè, Fermi tutti. il mondo No, è no, così. no, no. Non aveva capito. Allora, noi abbiamo stravolto la domanda di Lucia. Non aveva finito di il caricatore Ah, d'inchiostro. ok, scusa. Fermi, non vi serve a niente. Usate le siringhe, tirate fuori, Sì, lavate quando sì. dovete cambiare come si dice, il colore, tirate fuori la cartuccia, la sciacquate con l'acqua tiepida e poi la ricaricate con l'inchiostro che vi serve. Cioè, Siringa tutta la vita. sì, io non mi sento poi, per amor di Dio, se vi piace l'idea del caricatore, compratevi il caricatore. Io dico che non è vitale. Vabbè. A volte è anche incluso Sì, nelle certo, se promozioni, nonostante sì, c'è, però per amor di Dio. anch'io mi trovo, per quel poco che le uso, le mi trovo sempre comunque meglio ricaricandole con la siringa. Sì, ma anche perché delle volte io devo fare dei lavori in cui mi serve un inchiostro in colore specifico per poco tempo. E nella cartuccia io posso metterci anche una sola goccia di inchiostro, capito? Ci metto veramente l'inchiostro che il minimo che mi serve e poi rilavo la cartuccia e me la carico con il colore che uso di solito. Quindi insomma, non vedo veramente l'esigenza. Allora, torniamo un attimo, Devisu. Torniamo a noi. Appena velocemente, aspettate. Eccoci, così ci salute. Ups. Ci salutiamo. Allora, mi sembra che, ops, adesso abbiamo fatto già cinque incontri, cinque dirette in cui abbiamo veramente ci siamo rilassate, eccetera, eccetera. Io proverei a fare qualche cosa di più artistico, nel senso, facciamo finta di fare dei segnaposto di Natale la volta prossima, così Beh, magari mi guardiamo piace. qualche variazione delle maiuscole per fare i nomi, qualche piccola decorazioncina, una cosa, perché poi alla fine anche tutta la pratica che facciamo è vero che ci serve per rilassarci, ma ci deve anche far divertire e deve diventare utile. Quindi le tag dei regali, tutte queste cose qua. Un piccolo progetto che ci permette di mettere in pratica le cose che abbiamo consolidato in questi giorni, no? Così magari vediamo, fino adesso abbiamo fatto tante minuscole, vediamo anche un set di maiuscole. Ok? Allora Iniziamo a dai, mettere insieme un promesso, po' tutti i tasselli. abbiamo il compito per la settimana prossima. Prepariamo, tipo, io e te abbiamo la No Waste Box con un sacco di cartoncini che possiamo usare, quindi adesso me li preparerò. E usiamo quelli, così li sfruttiamo bene e facciamo tante prove. Bene. Quindi carta normalissima che poi trasformiamo Sì, in anche qualche mini progetto. dei ritagli di qualche progetto più grande che magari ci è rimasto, Brava, può essere esatto. sfruttato per fare dei piccoli segni a posto alla tavola delle feste. Visto che ci dovremo arrangiare con quello che abbiamo in casa, visto il Che, tempo esatto, in perché cui la tanti casa non saranno in aprirà. lockdown ancora, sperando che insomma le cose cambino. Sì, mettiamo in pratica l'arte di arrangiarsi, assolutamente, non si butta niente. Grazie. Ok.
Vai, allora, questa volta tocca a me salvare la diretta, la puntata Esatto. di oggi, quindi spero di non fare casini. Aspetta, fammi salutare. Sara, your friend Sara from Brian Walker Calligrapher. Aspetta. Hi Sara, thank you. Sara, are you still there? Ma lei parla benissimo italiano, quindi possiamo parlare italiano con Sara. Abita in un posto splendido. Grazie per essere Bene. stata con noi stasera. E Sì. grazie a Ma lo sai che te. cosa mi ha detto quando ci siamo viste? Che poi lo racconta anche nella diretta che aveva fatto con Kate. Hai visto, no, suo papà come faceva, che bell'italico che faceva. E suo papà ha scritto un libro per i bambini per insegnargli a scrivere in italico. Tutto con i disegni, ogni lettera ha dei personaggi o appesi alla lettera o sotto, eccetera, per far ricordare i bambini, per far associare ai bambini la forma corretta della lettera con un ricordo che avesse presa nella loro testa. E l'ultima volta, quando ci siamo viste con Sara, le ho detto, perché l'ho visto questo libricino, e le ho detto come mai non lo faceva pubblicare, perché sarebbe bellissimo per i bambini farlo, averlo. E forse lo farà pubblicare, quindi poi chissà. Se lo fa, magari le chiederemo di venire a presentarcelo in anteprima, no? E lo facciamo vedere a tutti. È un modo bello per far conoscere ai bambini una scrittura molto, secondo me, molto utile. Non è ancora uscita il libro. Lei ha tutti gli appunti, o credo probabilmente ne hanno pubblicate delle versioni in inglese che lui usava per insegnare ai bambini, quindi l'avevano pubblicato in Inghilterra quando lui insegnava. E adesso immagino che dovrebbe farlo ristampare, fare poi la traduzione in italiano, se vuole pubblicarlo in italiano, non lo so, però glielo possiamo chiedere. Sarebbe Bene. bello vederlo, sì. Sì, tanto. Ok, bimbi, allora, buonanotte. Chiara, ciao! Riguardati la diretta, dai, noi adesso siamo proprio in fase finale. La salvi tu, Cecilia, e poi la trasferiamo anche nel nuovo canale YouTube. Esatto, trovate tutte le dirette sul canale YouTube, andate su YouTube e cercate Chiacchiere Monolinea, che guarda caso ha le nostre iniziali C e M. Va bene. Ok, allora buonanotte a tutti e grazie di essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo martedì prossimo e inizia Marta. Ok, ci vediamo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.